I senesi aspettano con ancora più bramosia la carriera di agosto. Due anni di silenzio ancora pesano. Eccoci alla fatidica tratta, dove i favoriti sono il Nicchio, con Sio Frac, vincitore a luglio, che sarà montato da Scangeo, il Leocorno con Violenta la Clodia e il fantino del momento, Tittia, la Tartuca con Remorex e Ares, la Chiocciola con Viso d'Angelo e Scompiglio. Ma le sorprese potrebbero arrivare un po' da tutti con il lotto finalmente livellato verso l'alto. Ad esempio, Giraffa e Lupano saranno certo a guardare. Intanto, dopo le polemiche di luglio, torna sul Verrocchio Bartolo Ambrosione. Dove andrà il drappellone di Andrea Anastasio? L'attesa sarà ancora più lunga per sapere il vincitore di questa carriera di agosto 2022. Un temporale improvviso non permette di effettuare il palio la sera del 16. Tutto è rimandato al giorno dopo. C'è ancora poco da aspettare. Ecco arrivare la busta con l'ordine ai canapi. Sono nell'ordine Leocorno, Giraffa, Selva, Van di Montone, Onda, Civetta, Tartuca, Nicchio, Lupa, mentre la Chiocciola sarà di rincorsa. Ecco, finalmente si parte. Scatta subito in testa il Leocorno, inseguito dalla Selva, dal Val di Montone e Giraffa. Tutti aspettano il primo San Martino per vedere cosa potrebbe succedere. Il Leocorno passa indenne e continua a condurre con assoluta sicurezza, inseguito da Selva e Val di Montone. La sequenza si ripeterà per tre giri, fino all'ultima curva del Casato. Sarà inutile l'inseguimento da parte della Selva. È Tittia tagliare il bandierino e la piazza si riempie subito di bandiere e fazzoletti di color bianco e arancio con liste azzurre.
15 anni e la doppia vittoria della rivale fanno esplodere di gioia il popolo di Pantaneto. Una corsa di TT in assoluta scioltezza lo conduce ad un altro magnifico cappotto. Gloria a Leo Corno e al suo capitano Massimo Bari. Leo Corno, ecco la chiocciola in questo istante, la mossa lasciata valida, quindi Leo Corno in testa, poi la contrada della selva, il montone, la contrada della giraffa, l'onda, il nicchio e le altre che vanno a affrontare la curva di San Martino, gira il Leo Corno, poi la selva, il valle montone, la giraffa, l'onda, il nicchio, la civetta, le altre, curva del Casato, Leo Corno, selva, cade la contrada della giraffa, batte la civetta, cade la civetta, è caduta anche la contrada dell'onda, quindi tre cavalli scossi. È sempre il Leo Corno alla curva di San Martino e la seconda va a girare il Leo Corno, buona la traiettoria, alle sue spalle la contrada della selva, poi il Val di Montone, i tre cavalli scossi, seconda curva del Casato, Leo Corno, selva, Val di Montone, i tre cavalli scossi, poi la chiocciola, la contrada della Tartuca e poi un'altra caduta nell'arco di questo di questa carriera, ancora il Leo Corno alla curva di San Martino, gira il Leo Corno con Tittia e Violenta da Clodia alle sue spalle, ma allontana la contrada della selva, grandine il reo confesso, il Leo Corno gira la curva del Casato e Leo Corno, è Leo Corno, è Leo Corno che vince il palio del 17 agosto 2022. Pantaneto si accende subito di luci e di colori. L'attesa per questo popolo è trionfalmente terminata.
16 agosto del 2022 cioè sono praticamente ormai i cavalli desiderati sono Violenta da Clodia, sono Zio Frac, sono Viso d'Angelo che va dopo la bellissima corsa fatta di luglio nella Torre, anche se è sfortunata, va nella Chiocciola e va a rimontarla a Scompiglio, mentre Violenta da Clodia è nel Leocorno e Tittia non ci pensa nemmeno 5 minuti, torna nel Leocorno con questo cavallo fantastico. C'è il cambio del mossiere, torna Bartolo Ambrosione dopo la parentesi di luglio che aveva visto il Renato Bircolotti sul Verrocchio, e devo dire non fu tutta colpa del Bircolotti, che venne accusato di grandi cose, ma insomma il palio andò quel modo lì. Torna Bartolo Ambrosione, che invece rappresenta una garanzia per essendo uno dei mossieri più longevi della storia del Palio di Siena. Ecco, la Chiocciola con Viso d'Angelo parte di rincorsa, che non è proprio la posizione preferita da Scompiglio, mentre al primo posto c'è Tittia nel Leocorno con Violetta da Clodia. Entra la Chiocciola e anche qui ci sono due scuole di pensiero, nel senso che insomma praticamente sono i due fantini che vanno per la maggiore, uno al primo posto, uno di rincorsa, e quello di rincorsa consente a quello al primo posto di partire per primo, e quindi anche qui ci sono chiacchiere, discussioni, comunque insomma il palio è questo e va bene così. Parte in testa il Leocorno con Tittia e questa fantastica Violetta da Clodia e nessuno la impensierisce più. C'è un piccolo ritorno, sì, ma insomma niente di particolare. Addirittura Violenta da Clodia fa il record della pista in 1:12 e qualcosa, per cui insomma è un palio dove si affermano, soprattutto c'è l'affermazione sì di Violenta da Clodia che dimostra di essere il cavallo vincente, ma c'è anche la dimostrazione di Tittia che diventa il vincitore del momento, per cui il campione del momento, il fantino da battere e che fa il secondo cappotto nella sua carriera, cappotto personale, palio del 16 agosto del 2022. Assenza che mi appartiene.
siamo uguali e fragili, siamo già così lontani.